nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace nella Santa Chiesa di Dio siano con tutti voi. E con il tuo Spirito. Carissimo Vescovo Mario, la comunità cristiana di Seggiano le dà un caloroso benvenuto. Vogliamo con lei celebrare la festa, celebrare la bellezza dei luoghi liturgici e pregare insieme. L'allora vescovo di Milano, il cardinale Martini, il 15 settembre del 1996 posava la prima pietra della nuova chiesa di Seggiano. Oggi, 3 giugno 2023, finalmente possiamo dedicare la nostra chiesa e il nostro nuovo altare. Un grazie doveroso a tutti coloro, nessuno escluso, che in questi anni hanno amato e curato, amano e curano la nostra Chiesa, nella quale con semplicità e fede celebriamo la gioia della Pasqua e il dono della vita. Con lei vogliamo oggi ascoltare la parola vera, che dalla confusione delle lingue, se già non è seconda a nessuno nella confusione delle lingue, porta a far germogliare frutti di speranza. Con lei oggi vogliamo mettere più che mai al centro quel pane spezzato, dono di vita eterna per tutti. In questo tempo e in questi anni così frammentati e complessi, desideriamo insieme chiedere il dono dello Spirito Santo, perché ci illumini nel cammino di testimonianza del Vangelo nelle nostre famiglie e nella nostra città, e ci guidi con sapienza nelle scelte pastorali future della nostra comunità. Con gratitudine le assicuriamo le nostre preghiere, la comunità cristiana di Seggiano. Si porterà il battistero, si benedirà l'acqua con la quale aspergerà il popolo, il segno di penitenza e il ricordo del battesimo. Con la stessa acqua verrà aspetto anche la vita. Padre Santo, luce e vita di ogni creatura, nel tuo immenso amore per gli uomini, non solo li sostieni con la tua provvidenza, ma con l'effusione del tuo spirito li purifichi dai peccati e li riconduci sempre a Cristo, Capo e Signore. Nel disegno della tua misericordia hai voluto che l'uomo, immerso peccatore nelle acque del battesimo, muoia con Cristo e risorga innocente alla vita nuova, fatto membro del suo corpo ed erede del suo regno. Benedici e santifica quest'acqua che verrà spersa su di noi perché sia segno del lavacro battesimale che ci fa in Cristo nuova creatura e tempio vivo del tuo Spirito. Concedi ai tuoi fedeli oggi raccolti in questa chiesa e a quanti in futuro vi celebreranno i santi misteri di giungere insieme nella Gerusalemme del cielo, per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
insieme alla messa eucaristica del nuovo altare, viene così inaugurata anche la messa della parola, simboleggiata dal nuovo amore. Risuoni sempre in questo luogo la parola di Dio, riveli e proclami il mistero di Cristo, operi nella Chiesa la nostra salvezza. Leggete nel nome del Signore. Ma venne l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Parola del Signore. Prega.
della tua santità questa chiesa, perché sia sempre per tutti un luogo santo. Benedici e santifica questo altare perché sia messa sempre preparata per il sacrificio del tuo figlio. Qui la fonte della grazia, lavi le nostre colpe perché i tuoi figli muoiano al peccato e rinascano alla vita nel tuo spirito. Qui la santa assemblea riunita intorno all'altare celebri il memoriale della Pasqua e si nutra al banchetto della parola e del corpo di Cristo. Qui vieta e suoni la liturgia di lode e la voce degli uomini si unisca al coro degli angeli. Qui salga la terra preghiera la cruce sante per la salvezza del mondo. Qui il povero trovi misericordia, l'oppresso ottenga la libertà vera, ogni uomo goda della dignità dei tuoi figli, finché tutti giungano alla gioia piena della Santa Gerusalemme del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
universo, hai fatto del mondo il tempio della tua gloria, hai voluto che a te fossero dedicati luoghi riservati ai divini misteri. E mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. In questo modo, dopo aver cenato, prese il calice, diede grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Anche civile.
della comunità cristiana. E sono grato a tutti i preti che sono qui presenti a rendere solenne e partecipato come momento di chiesa questo evento. Sono grato a tutti coloro che hanno animato e resa possibile questa liturgia solenne. Desidero esprimere la mia gratitudine, anch'io vorrei lasciare un piccolo segno mio personale e perciò lascio una casula che potrà essere utilizzata come ricordo di questo evento, come paramento liturgico. Ecco, ringrazio per tutto e per tutti voi, invoco la benedizione del Signore che vi accompagni sempre, che vi accompagni ad essere lieti testimoni del Signore in questo quartiere, in questa città e in tutti gli ambienti che frequentate. Tanto senza microfono che si sente lo stesso. Facciamo un contraccambio di regali e allora il pensiero che ci è venuto in mente di condividere questo momento bello di invitazione e di celebrazione era quella di sentirci un po' così, altari sospesi o se vuoi pietre vive da portare a casa. E allora il segno che lasciamo a te, questo Mario, insieme a voi lo lasceremo anche a tutti coloro che sono presenti, che ha pregato con noi, è una piccola bolla con dentro proprio lo stesso marmo con il quale è stato costruito il nostro altare, che ancora una volta ringrazio gli amici ormai di un piano che ci hanno accompagnato nella conduzione del progetto, un piccolo segno, pietra viva, ma un piccolo marmo da tenere a casa che ci ricorda che c'è un legame che ci tiene insieme, che ci fa vivere la comunione, che ci fa partecipare anche a casa della piccola benedizione che fra poco riceveremo, la portiamo a casa. Ogni volta che guarderemo questo pezzettino di marmo ci ricorderemo della celebrazione di oggi e di voler bene alla comunità cristiana. Poi questo finirà, vedrà. Ciao!
Le torte! Ma delle foto lì per mangiare una cosa buona! A conclusione di questa giornata di festa! Pronti?